Fabio, davvero un grandissimo risultato, veramente è ritornato alla grande dopo tanta paura della caduta dell'Amstel Gold Race, la conquista della classifica a punti alla Vuelta, ma oggi davvero il primo risultato che ci fa stare tranquilli, noi appassionati, ma che sicuramente ti stanno lanciando verso la stagione di riscatto. Sì, io come ho già detto, è una vera vittoria con le braccia alzate. Infatti, l'unica cosa che mi dispiaceva della maglia verde è che non poteva alzare le braccia, però questa è vera, è venuta in un modo bellissimo, arrivare da solo. Poi, su una gara che comunque, fin da piccolini, insieme alla Milano-Sanremo, sono quelle gare che conosci, che segui, perché comunque in qualche modo sono vicino a casa, è qualcosa di speciale. Al di là di tutte queste emozioni, ci ha veramente colpito il tuo gesto atletico. Sei andato via in progressione, ma molto agile, e hai seminato gli avversari. Poi una discesa veramente condotta con grande acrobazia, ma anche con lucidità. Sì, io sapevo di dover andare col mio passo sulla salita e sapermi gestire. Poi della discesa dovevo non rischiare di cadere, cioè farla forte ma non rischiare. È una discesa dove non è facile fare la differenza, e molte volte è più facile, viene meglio se la fai solo che se la fai con qualcuno. Quindi secondo me sono stato anche avvantaggiato da questo, che non ho sbagliato nulla e poi ho avuto ancora le gambe per mantenere e guadagnare un buon margine dopo la discesa. La tua determinazione, ma anche la tua tranquillità, serenità, poi il gesto anche di freschezza, ci ha fatto capire che da Andorra fino alle Guelli è stata una marcia trionfale. Ma sai, comunque la paura che sul capomele, io oggi per scelta non ho corso senza, ho corso senza niente, senza cardio, senza misuratore di potenza, senza nulla, neanche 50 km. Sapevo solo di dover spingere, ma non avevo un parametro di quanto stessi andando. E quindi avevo paura a un ritorno sul capomele, però io andavo tutta e dicevo, da dietro non li vedi, io sto andando tutta, cioè speriamo. Quando poi mi hanno detto 23 secondi e poi 27, ho capito che potevo arrivare. Già detto in altre occasioni, vincere davanti alla mia famiglia, ai miei cari, amici, parenti, è qualcosa di molto bello. Hai avuto il tempo anche un pochino per assaporare l'emozione, per fare un po' un flashback di questi ultimi mesi, o è stata solo una corsa verso la griglia? Allora, io ho passato un inverno molto buono, in cui ho lavorato bene e sono partito fiducioso. Sapevo che non avevo il ritmo, ma sapevo anche che era una corsa dove sono le gambe che ti devono, con le quali devi fare i conti. E quindi, come si dice, sapevo che per assurdo in un finale potevo stare anche un po' meglio che in una parte iniziale di gara, ecco, e alla fine è stato così. Allora, sei stato chiarissimo, concludiamo ricordando come proseguirà la tua stagione adesso. Io adesso faccio Ruta, Kuhn Bruxelles Kuhn, Het Molk, Eroica, Tirreno, Sanremo, faccio anche Arelbex, Tonde e Fiandre. Allora, ricordiamo per ulteriore precisazione, quando hai detto ruta vuol dire la Vuelta al Giro dell'Andalusia, quindi in programma già da mercoledì fino a domenica Sì, prossima. mercoledì sono di nuovo in partenza, sì. E la ti seguiremo e ti ringraziamo per la tua cordialità e per la tua disponibilità, Fabio. In bocca al Grazie a lupo. voi, a presto, alla prossima occasione allora. Ciao!